Attenzione, attenzione. Più attenzione. Ok, devo alzare la voce. Grazie, grazie. Il conte prima avrà fatto parlare questo fatto. Visto che siamo sotto contratto e il contratto sta per finire, volevamo vendicarci. Quindi conte e contessa, venite pure. E abbiamo per voi una sfida. Insieme al conte e alla contessa dovrebbe. Adesso il conte e la contessa dovranno fare una sfida. Conte seduto di lì, contessa seduta di qua. Visto che oggi tuo nonno ha detto che ti ha insegnato il dialetto, e tanti vengono a vedere. Adesso bisogna capire chi lo sa meglio. Quindi adesso vogliamo sapere chi tra il conte e la contessa ha studiato meglio il dialetto. Io non ho avuto professore. Ma il nonno qualcosa ti avrà insegnato. Quindi adesso avremmo bisogno di tre giudici che nel codice fiscale hanno G016, che è il codice di Olcenengo. Quindi chiamiamo Giorgio, la Dani e il Piersiro. Quindi adesso noi diremo delle parole in dialetto, in italiano, e loro dovranno dirle in dialetto. No, no, il Luca si metterà così e il primo che tocca la mano dirà, se, dirà la parola e i nostri tre giudici diranno se è giusta o sbagliata. Piersiro, vieni. No. Allora, siete pronti? Allora, la prima parola è coriandoli. Papirina. Giusto. Buona uno. Ok, la seconda parola è festa di fine raccolto. Gurmiro. Giusto. Questa sentiamo, se Marco non la sa. Allora se la sa no, devo lontanare. Pancetta. Pancetta. Giudici, giusto. Giusto. 2-1. 2-1. Obiezione, non è. Brava Cristina, brava. Pozzanghera. Beh, dopo questa Marco, cioè dopo a casa nostra. Tu anche. Marco. No, com'è? Che adesso faccio così. No. Pacero. Pacero. Bambino. È stato il primo.
Bambini! Ma tu ci... Uno! Singolo! Ma sna! Prossima parola. Sedia. La drega. Giusto? Giusto. Conte, su. Calderone. Chi è che? Prossima parola, arancio. Urticaria, giusto. Marco, ti devi dare da fare. Anch'io schiacciato. Dai, ma fai l'eco tu. Prossima parola. Airone. Giusto. Bravo. Siete pronti? Pagnotta. Micotta. Giusto. Chiediamo se vogliono chiamare degli aiutanti. Mauro. Perché ti tirano in balbi? Le derby, Ci siamo? Prossima parola, pipistrello. Giusto, giusto. Oh, vieni di qui. Vela. Fum. Allora i giudici chiedono la prova pulsante. Funziona? Ok. Questo fa più rumore. 5 pari. Occhio. Acquaiolo. Innaffiatoio. Bagnur. Bagnur. Giusto, giusto. Veloce. Secchiello. Sigella. Giusto. Sigella. 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 Sigella.
quello. Chiavistello! Quanto sono? Com'è il punteggio? Marca la tazza, posso la marca. Pescatore di rane. Ranate. Ranate, giusto? Mastello. Giusto, Marco. Attenzione che il maschio, Marco e il massimo potrebbero essere in vantaggio con questa parola. Apericena. Allora, arriviamo a 10, siamo 9 a 8, quindi Marco. Va bene. Marco, allora no. La peri. Ma renderci noi. Idraulico. Idraulico. La volta era culato. Sbagliato tutto due, niente. Colata la bocca di te in canale. Colata la bocca di te in canale. Questo. Una volta stava a te. Vista. Ciccioli. Vedi, vedi dal punto di vista. Vedi dal punto di vista. Piselli, tra parentesi c'è scritto verdura. Chi è stato? Arbium. La prova finale, venite qua, tutti e due, conte con te. Mi si serviva anche con la sala, mi vuoi sguia, signor Bio. Allora, prima di tutto, olce lenghese. E poi vediamo se sono piemontesi doc e gli facciamo il test
che viene fatto ai meridionali che vogliono la cittadinanza piemontese e devono dirla bene. La frase è: Dui pogrom ui antleni. Vediamo. Dui pogrom ui antleni. Dui pogrom ui antleni. C'è qualcuno che vuole venire a dire dei pogrom ui antleni? Magari che non è nato da queste parti. La bella, mi dicono la bella Maini. E Panizza. Panizza. E poi Panizza. Rispediamo subito, Pre-brutta. Sono pronta, aspetta che mi concentro. Dui pogrom ui antleni. Adesso ve la insegno in napoletano, è molto più difficile. Poi non urlate terrore, terrore. Dui pomarola intalloglia. Chi la vuole dire? È difficile quasi. Questo è il test della mia famiglia. Mezza piemontese e mezza. Dui pomarola intalloglia. Ho le conoscenze, ragazza. Da chi era quello che doveva venire? Dai, sì, curati. Poi te la facciamo dire in tutte le regioni. Dai, prova, prova, mo. Piano, Due pubro, muoiamo. Ma è pieno. Dice vipera. Come si dice? Questa non la sapevo, Paolo. Paolo, questa non la sapevo. La bissa, facile. La bissa. La bissa. Di Savoia, possiamo licenziare mi giunge un po' ma c'è solo un Paolo la visa cupera la tartaruga brava bravissima al canarinda stabile al canarinda stabile al canarinda stabile al volo al volo bene dovete dirlo in dialetto. Cos'è il bui, no? È una lama! È una lama profonda, un mulinello, bravo. Allora, aspetta che c'era una signora, vedi? Una signora, prego. Una signora, è una signora bresciana che vuole provare a dirlo in occidentale. Due pogrom ui antleni. Ma bravo!
Mi salterà? All'api! Preparato. Foglio di carta. Foglio di carta. Cartolina. Papè. Allora ti da carta. La papoia. E la lucciola. La papoia. La lucciola. È morì. Devo ritagliare. La lucciola. La lucciola. Ecco. La lucciola non lo trovo. La lucciola. Ah, te c'è. E io mantengo la e io quanto all'inno stasera ma quella che la 50 euro non è neanche una lì non è neanche una lì è neanche una lì 10 9 8 7 6 5 4 3 2 per te che abbiamo le fiscole buon anno come si dice Lucia? Dai che non lo abbiamo. Al Cirigu! Bravo! E la Ciriga? E la Gianne, ma Gianne! E la Ciriga? Don Gianmario! Don Gianmario, qual è la Ciriga? Ma non ce l'hai tu però, non vale! Vabbè, adesso basta, mangiala con gorgonzola e... Seguito.